Moschi Tour, finalmente ci siamo, questa innovativa manifestazione voluta da tre ciclab tra i principali della provincia di Bergamo, lo ciclab Romo, lo ciclab Schilpario e il Trail Ciclusone, che hanno voluto fare un po' il verso al più famoso Tour de Ski di Coppa del Mondo, creando una sorta di fil rouge tra le tre piste più belle della Bergamasca, gli abeti di Schilpario, la spessa di Clusone e gli spiazzi di Gromo. Partendo da qua, parecchi concorrenti importanti, assegnazione di due titoli italiani a livello giovanile, di punti per la Coppa Italia. Amici della neve, una buona giornata a tutti. Bergamo sugli sci, oggi dedicato quasi interamente al Bergamo Ski Tour. Tre giorni di grande sci nordico a Schilpario, Clusone e Gromo, con tanti big presenti e giovani campioni. Ai margini di una delle piste più belle d'Italia, gli abeti di Schilpario, abbiamo incontrato tantissimi protagonisti. Presidente, che orgoglio essere qui. Vi ricordo l'anno scorso, con acqua non c'erano neanche le temperature. Oggi la neve non è tantissima, le temperature ci sono. Una manifestazione partita è riuscita già benissimo. Sì, il tempo oggi ci ha dato una mano, nel senso che è una bellissima giornata. Qui a Schilpario il panorama è bellissimo, la neve è ottima, preparata bene, con tanto sacrificio da parte del gestore della pista, e quindi questo ha fatto contento proprio tutti. I conti si fanno alla fine, questo è un primo appunto appuntamento dello Ski Tour in Italia. La Fisi l'anno prossimo è pronta a ricandidarsi? Speriamo di poter ripetere questa manifestazione, speriamo che gli sponsor ci sostengano sempre come quest'anno. Ringraziamo tanto gli sponsor e ringraziamo tanto i volontari, perché solo con loro si riescono a fare queste cose. Lara Magoni oggi rappresenta sia la regione ma soprattutto anche lo sport, una sportiva qui davanti a un podio che un po' sicuramente mancherà. Cosa possiamo dire di questa bella giornata di sport? Bergamo ha fatto squadra. Le valli bergamasche della Val Seriana si sono unite con i club della zona e stanno organizzando un evento nazionale molto importante. Da qui i nostri atleti partiranno per i mondiali. Oggi ho visto delle sfide meravigliose, ragazzini con tanta passione e voglia di emergere. Un bellissimo insegnamento, un bellissimo percorso, Schilpario è partito molto bene. Bergamo sta dimostrando che in tutte le discipline ha un campione, nella danza, nel ciclismo, nella pallavolo, ogni disciplina ha qualcosa. Sicuramente ringraziamo i genitori che portano i bambini a fare sport, continuate a farlo, perché lo sport aiuta non solo oggi, non solo essere campioni, ma essere protagonisti nella vita. La Fisi oggi protagonista, non solo oggi, domani ma anche domenica. Un campionato italiano davvero è già un traguardo importante per voi. Un campionato italiano esaltante, perché anche oggi abbiamo visto i migliori atleti giovani di tutto il territorio nazionale qui scontrarsi e far vedere delle cose interessanti. Io credo che Marco Selle, che è il nostro responsabile,
avrà il suo da fare a scegliere gli atleti migliori per i mondiali dei prossimi giorni. Tre piste che veramente innevate in maniera eccezionale, nonostante la situazione. Squilpario l'abbiamo visto stamattina, ma anche Clusone domani vedrete che avranno una pista eccezionale. Lo stesso Agromo mi hanno detto che sono riusciti a negli ultimi giorni a mettere a disposizione una pista veramente bella, e credo che questo sia veramente un encomio da fare a tutti i nostri ciclisti e alle stazioni che hanno collaborato per far sì che questo evento avesse la risonanza che giustamente deve avere. Inizio scoppiettante oggi per il Bergamo Ski Tour, il minicircuito che in tre giorni collega in una sorta di fil rouge agonistico le tre piste più significative del fondo aerobico: gli abeti di Squilpario, la Spessa Clusone e gli Spiazzi di Gromo. Presenti i migliori fondisti dello stivale alla caccia, oltre della vittoria finale del Tour, anche del titolo tricolore, i giovani e di punti per la Coppa Italia Sport Full per quanto riguarda i senior. Tra gli aspiranti vince la valdostana Noemi Gleri sulla compagna di regione Émilie Janté, terza la veneta Alessia De Zolt, ponte ottima la top 10 di Valentina Mai dello Squilpario, nona con Manila Tribbia del Val Serina che chiude tredicesima e Virginia Palazzi del 13 Clusone al quindicesimo posto. In campo maschile doppietta dei friulani Luca Del Fabbro che precede Davide Granz. Bronzo per il trentino Stefano Della Giacoma, per i nostri Angelo Buttironi, Ubi Goggi e sedicesimo posto, mentre i tredicini Pietro Magli e Davide Mazzocchi chiudono diciannovesimi e ventesimi. Campionessa juniores è la veneta Anna Comarella, argento per la trentina Francesca Franchi e bronzo alla friulana Cristina Pittin, sesta Martina Bellini. Tra i maschi il titolo va a Lorenzo Romano dell'Esercito, seguito dal finanziere Simone Daprà e dal valdostano Jean-Luc Perron. Nicola Castelli, diciannovesimo, è il migliore dei bergamaschi. Nella gara senior, enesimo colpo di coda dell'inossidabile Giorgio Di Centa, che precede di oltre 17 secondi Sergio Rigoni e di 28 Paolo Fanton. Soddisfacente il sesto posto di Fabio Pasini ed il decimo di Nicola Fornoni, con il padrone di casa Adriano Giudici ventesimo. Per le quote rosa successo di Sara Pellegrini su Lucia Scardoni e Ilenia De Francesco con la nostra Laura Benzoni dodicesima. Al termine della gara ecco la voce di alcuni protagonisti. Che gara è stata oggi? È stata una gara dura, impegnativa, anche se la pista sembra abbastanza facile, non hai tanti momenti di recupero e arrivi alla fine del terzo giro che proprio non ne avevo più. È stata una battaglia perché all'inizio eravamo là secondi, dopo alla fine sono riuscita a allungare e a vincere con un discreto margine. Ancora due giorni di gare, cosa dobbiamo aspettarci? Beh, domani la sprint non è esattamente il mio format di gara, però darò il massimo anche in quella per arrivare a domenica all'inseguimento nella miglior posizione possibile e cercare di vincere questo Bergamo Ski Tour. Vicenta vittorioso oggi qui a Squilpario, due parole su quella che è stata questa gara. Ma per me la 15 era la più bella gara, diciamo, di questo mini tour, e sono riuscito a vincere, sono contento. Complimenti all'organizzazione, tutto filato liscio, facevo freddo ma ci siamo scaldati bene su questa pista. Niente, adesso vediamo prossime giornate non proprio favorevoli per me, vediamo come va, insomma. Insomma, un leader che ha vinto, ha stravinto, ha vinto tutto, ancora oggi qui come esempio per questi giovani emergenti. Ma sì, per me è bello aiutare il Centro Sportivo Carabinieri, sono qua, mi riesce ancora di andare forte. Ma l'importante è, insomma, essere qui fra i giovani e dare, come hai detto te, un buon esempio. Dopo Squilpario con le immagini ci spostiamo a Clusone per il Bergamo Ski Tour che continua sulla pista della Spessa. Prima e durante la gara ecco la voce di organizzatori, addetti ai lavori e piacevoli ospiti.
Siamo qui col sindaco di Clusone, un altro grande evento a Clusone. Fantastico evento, fantastica giornata. L'assegnazione di un titolo di campione italiano ci onoriamo di avere, quindi siamo tutti soddisfatti. Molto soddisfatti anche per la presenza del pubblico. Tanto pubblico questa mattina, un grazie alle scuole che ci hanno tenuto compagnia con le urla dei bambini. E quindi veramente una pista preparata in maniera formidabile. Oggi pomeriggio ci sfidiamo per l'assegnazione del titolo, quindi pronti anche nel pomeriggio. Una grandissima manifestazione. Grande manifestazione, grande soddisfazione, grazie innanzitutto alla Federazione Fisi, la provincia Fisi, alla Regione Alpi Centrali e alla Nazionale che ci ha dato la possibilità di fare questa tre giorni, Schilpario, Clusone e Gromo, veramente belli, entusiasmante, ci sono qua dei veri campioni e sono contento, il lavoro degli Sci Club è stato una cosa devastante, però ce l'abbiamo fatta, hanno lavorato giorno e notte questi ragazzi per avere questi tre belli stadi di sci. Clusone, dobbiamo, penso anche gli altri comuni, ringraziare i sindaci che ci hanno dato parecchie possibilità di dare ai ragazzi la possibilità di mettersi in mostra, di confrontarsi tra di loro. Campionati italiani non arrivano per niente da niente. Un anno senza neve, però vedo che qui siete riusciti comunque a produrla. Sì, è andata di fortuna che gli ultimi giorni è arrivato il freddo, ci siamo riusciti a sparare, sono stati in piedi tutte le notti possibili e immaginabili, una volta non c'è la temperatura, una volta non c'è troppa umidità, veramente è stato un grande sacrificio da parte di tutti i ragazzi comandati da Gamberoni e Giulio Visini, che non mollano mai, un grande tenace Giulio e caparbietà forte, grazie di cuore anche a loro. Un grandissimo lavoro a prontare una pista in quest'anno in cui non c'è neve ed è stato molto complicato. È stato molto complicato, poi fortunatamente negli ultimi giorni la temperatura è scesa. In precedenza avevamo fatto diversi tentativi per cercare di produrre neve al meglio. Direi che abbiamo prodotto circa 4.000 metri cubi di neve. Siamo stati impegnati per una decina di notti. C'è qui un gruppo di volontari che io chiamo gruppo lavoro, con questo termine abbastanza rude ma decisamente efficace, quindi un grosso impegno da parte di tutti, anche perché quando i nostri due cannoni sparaneve funzionano occorre che qualcuno sia sempre qui di controllo, di supporto per vedere se tutto funziona correttamente. Quindi io non posso che ringraziare tutto il nostro gruppo che ancora una volta ha dato una dimostrazione di efficienza, di voglia di fare e di determinazione. Sinergia tra tre sci club, una cosa molto importante, il fondo per primo forse ha capito che bisogna fare sistema. Bisogna fare sistema perché altrimenti non va da nessuna parte. Direi anche per portare nella nostra valle, nella nostra provincia, un evento importante, occorreva che lo Sci Club Tredici Clusone, lo Sci Club Gromo e lo Sci Club Schilpario si unissero, si mettessero insieme per realizzare un evento, un fine settimana decisamente importante. Visto che sono presidente della commissione giovani, avevo piacere di venire a vedere questa tre giorni di gara. Io purtroppo mi fermerò solo oggi perché ne ho sentito parlare molto bene delle gare di ieri e sono sicura che sia oggi che domani tutto girerà al meglio. E il bello di tutto questo è proprio il coinvolgimento di una valle, se vogliamo, di tre paesi diversi, e abbiamo bisogno di promuovere questo sport, soprattutto nel mondo giovanile. Questo sicuramente è un bel biglietto da visita per noi per fare una bella promozione. Seconda giornata spettacolare a Clusone per il Bergamo Ski Tour, che sulla pista della Spessa proponeva una vincente prova sprint in tecnica classica, molto apprezzata dal numeroso pubblico giunto a bordo pista per tifare i propri beniamini. In palio il titolo italiano aspirante juniores di specialità, mentre i senior erano a caccia di punti per la Coppa Italia. Pista della Spessa tirata lucido con un anello di 1300 metri, perfettamente innevato grazie all'ausilio di due cannoni che in 10 notti hanno prodotto ben 4.000 metri cubi di neve, stesi poi sul percorso da una trentina di volontari che hanno svolto un ottimo lavoro.
prime a prendere il via le aspiranti con i gradini più alti del podio, fotocopie del giorno precedente con Noémie Glaret che fa il bis d'oro davanti a Émilie Jeant, terzo gradino per Nicole Monsorno che precede la migliore delle bergamasche, ma nella tribia dello Ski Club Valserina. Tra le 20 anche Valentina Mai dello Schilpario, 15ª, e Virginia Palazzi del 13 Clusone, 17ª. Prova imperiale tra i maschi per Stefano Della Giacoma, che si aggiudica il titolo davanti a Luca Del Fabbro e Davide Grasse per un podio tutto targato fiamme gialle. In chiave bergamasca da segnalare l'8º posto di Angelo Butironi dell'Ubibanca Goggi ed il 13esimo di Lorenzo Milesi del Roncobello. Per le juniores l'inno di Mameli è suonato per Anna Comarella, che bissa l'oro di Schilpario. Alle sue spalle Cristina Pittini e Francesca Franchi, che si invertono le medaglie rispetto al giorno precedente. Ai piedi del podio resta un po' amareggiata per non aver sfruttato l'effetto casa Martina Bellini, la carabiniera di Clusone. In campo maschile il valtellinese Mattia Armellini con un colpo di reni brucia sul filo di lana Simone Daprà, mentre il bronzo va al collo dell'atleta di casa Nicola Castelli, che porta così la prima medaglia a Bergamo Sci. Nella prova senior, valida per la Coppa Italia, in campo femminile si impone Francesca Bauden su Lucia Scardoni e Greta Laurent, mentre dai maschi arriva la seconda medaglia per i colori orobici. L'argento di Fabio Pasini, che chiude alle spalle di Sergio Rigoni, e davanti a Florian Cappello. Per i colori del comitato di Bergamo superano le qualifiche Adriano Giudici, alla fine 14esimo, Davide Bonaccorsi 20esimo, Paolo Visini 21esimo, Nicola Fornoni 24esimo, Luca Lanfranchi 27esimo e Carlo Bettinaglio al 29esimo posto. Al termine della gara, ecco la voce di alcuni protagonisti. Martina Bellini, com'è andata? Allora, sono contenta, speravo in una medaglia, perché in casa sarebbe stato qualcosa di speciale, però ho dato il massimo e questo è l'importante. Non sono molto in forma, cercherò di recuperare in questa settimana prima della partenza per i mondiali e lì sì, bisogna far bene, ma ci penseremo quando saremo in America, dai. Nicola Castelli, finalmente medaglia targata Bergamo. Sì, dai, sono contento. Oggi era importante far bene qua in casa. Felicissimo, non so che dire, felice. E domani? Domani vedremo, intanto ci godiamo questa bellissima giornata che è andata benissimo. Fabio Pasini, te la sei giocata fino in fondo questa sprint? Sì, oggi ho tenuto duro perché ieri ho fatto la gara a Schilpari, ho faticato veramente tanto, ieri sera avevo un po' di febbre, però ho detto non posso mancare qua e devo dire che ho tirato fuori tutto quello che avevo, la grinta vera, e sono riuscito ad arrivare secondo in qualifica, secondo adesso. Ringrazio il Centro Sportivo Esercito e tutti i volontari e tutta la gente che hanno preparato queste piste che sono perfette. Con queste bellissime immagini che arrivano da Clusone ci fermiamo un attimo. Tra poco andremo a Gromo per la terza giornata del Bergamo Ski Tour.
Bergamo sugli sci oggi quasi completamente dedicato a questa tre giorni spettacolare. Bergamo Ski Tour. Dopo le prime due giornate di Schilpario e Crusone, andiamo a Gromo. Pubblico, appassionati, tanto entusiasmo e anche alcuni ospiti. Quanti giorni, quante ore e soprattutto quante ore hai dormito, perché sicuramente saranno pochissime. Ma buongiorno a tutti, sì, abbiamo dormito tutti poco perché alla fine siamo uno staff, non sono da solo, ma bisogna ringraziare tutti coloro che hanno lavorato molto più di me, soprattutto sulle piste, per preparare i tracciati, perché sono tre tracciati, Schilpario, Clusone e Gromo, e quindi triplo lavoro per tutti, soprattutto qui, ma anche in ufficio gare c'è stato tanto da fare, perché questa non è una gara singola ma un tour, quindi diventa tutto più complicato. Gli atleti, ma non solo, anche tanti altri organizzatori, hanno premiato con voto 10 e lode questa manifestazione, questi tre giorni. Ma ho sentito pareri positivi e questo fa molto piacere. Oggi speriamo vada tutto per il meglio, intanto sta filando tutto liscio, il tempo è stato dalla nostra parte e questo ci ha facilitato un po' le cose. Speriamo appunto che a luna di oggi sia tutto finito in modo positivo e questa sia la prima edizione di un tour che diventerà forse tappa fissa a Bergamo. Marco Selle, responsabile nazionale del settore giovanile, il suo posto è qui in questi tre giorni. Ah beh, certo, tre giorni organizzati meravigliosamente, davvero una sorpresa, un vero evento, non solo tre giorni di gara, ma un piccolo evento organizzato dagli appassionati che nel Bergamasco ci sono sempre stati, ed è un giusto premio per tutti i volontari e anche per i ragazzi che in questo momento stanno partendo per l'ultima tappa. Erano gare anche utili per selezionare i ragazzi da portare ai mondiali juniores e under 23, e oggi, finita la gara, decideremo chi portare. E abbiamo una bella squadra, andiamo lì convinti di poter far bene. Una tre giorni che si vocifera già possibile nel 2018, lei cosa ne pensa? Ma io credo che chi ci mette tutto questo entusiasmo, dei soldi, organizza un evento del genere, è giusto premiarlo magari per più stagioni. Poi non sono io a deciderlo, lo decideremo assieme alla federazione, agli uffici competenti, però quello che penso è che chi ci mette tutto questo impegno deve essere premiato. Qualche atleta che si è fatto vedere in più rispetto a quelli che pensavate di portare ai mondiali? Ma ieri la sprint ha fatto vedere un paio di individualità molto, molto buone. Della Giacoma, che pur essendo aspirante ha fatto segnare un ottimo tempo di qualifica e ha vinto veramente a mani basse la gara. Armellini ha fatto vedere, però diciamo era già nella lista dei ragazzi che avevamo intenzione di portare. A livello femminile le prime 5-6 hanno un netto divario rispetto a tutte le altre, quindi erano già le ragazze che avevamo in mente di portare in America. Però qualche segno positivo anche da chi sta bene come Comarella o Del Fabbro è arrivato, e come dicevo prima speriamo che lì poi si confermino e portino a casa delle grandi soddisfazioni, prima di tutto delle belle esperienze, perché questa età è utile, è formativo, e qualcosa che poi possa servire loro per andare bene quando andare bene serve davvero, quando passi di categoria vai coi grandi. Presidente, diamo un voto a questa tre giorni. Da 1 a 10, 10. Direi veramente una tre giorni bellissima, una tre giorni riuscita molto bene, tutti contenti, dagli atleti agli organizzatori,
ai club che hanno organizzato, alla federazione, eccetera. Quindi siamo molto contenti, grande impegno ma anche grande soddisfazione. Tante volte nella politica è difficile fare squadra, lo sport insegna? Lo sport è un'altra cosa, lo sport è sempre squadra, la politica è una cosa diversa e qui questi tre giorni insegna proprio come lo sport mette insieme tre club per lavorare, per avere un evento di questo tipo è essenziale la collaborazione. Tanti atleti, tanta anche la gente, tanti anche gli sponsor che ci hanno creduto, quindi i ringraziamenti sono doverosi. Gli sponsor sono tantissimi che ci hanno creduto e questo, di questo ne siamo proprio contenti, perché in questo momento un po' magari di difficoltà, però per lo sport gli sponsor ci credono sempre. Tantissima gente, veramente, ha partecipato a questi tre giorni, abbiamo visto anche ieri a Clusone, veramente era uno stadio, e quindi questo ci rende contenti e ci fa capire quanto è importante organizzare per il territorio questi eventi. Si parla già di una seconda edizione 2018, è vero? Sì, comincia già a girare la voce, ma bisogna parlarne perché l'impegno è tanto, bisogna che anche la federazione ci creda. E allora sì, si può fare. Gran finale a Gromo per la prima edizione del Bergamo Ski Tour, valevole per la Coppa Italia Sport Full Road. Un applauso va agli organizzatori per il grande impegno profuso nel preparare al meglio i percorsi di gara. Lo Ski Club Gromo, in collaborazione con lo Ski Club 13 Clusone e lo Ski Club Schilpario, sono stati davvero perfetti. Nella terza giornata si è corsa una prova di inseguimento con partenza d'handicap in tecnica di pattinaggio. Si è tenuto conto dei distacchi accumulati nelle due giornate precedenti e dei bonus della prova sprint. La prova era valida per la Coppa Italia Sport Full per la categoria senior e rode per le categorie giovanili. Nella categoria under 18 femminile, grande successo della valdostana Noemi Glarey, che dopo aver vinto a Schilpario a Clusone capitalizza il vantaggio accumulato tagliando per prima al traguardo con un tempo totale di 46-19-8, seconda la sua compagna di squadra Emily Janté e terza Nicole Monsorno del Trentino, che ha la meglio nel finale su Alessia De Zolt Ponte, leader della categoria under 18 femminile. Anna Comarella non ha avuto rivali tra le under 20 e dopo aver vinto anche lei le due prove precedenti non ha concesso nulla alle avversarie ed ha chiuso al primo posto, seconda Cristina Pittin, friulana, terza Francesca Franchi del Trentino. Negli under 18 maschile, gara senza storia dettata dallo strapotere di Luca Del Fabbro, friulano, che chiude al primo posto davanti a Stefano Della Giacoma, grande protagonista della prova splint di Clusone, e a Davide Facchini, trentino, terzo. Negli under 20 maschile è stato Simone Daprà, trentino, che dopo due secondi posti nelle prime due giornate ha amministrato il vantaggio iniziale e ha chiuso al primo posto davanti a Mattia Armellini, vincitore della prova sprint di Clusone, e a Lorenzo Romano delle Alpi Occidentali. Nella classifica provvisoria di Coppa Italia rode non vi sono cambiamenti, rimangono leader Alessia del Ponte Zonte, Luca Del Fabbro, Anna Comarella e Simone Daprà. Il prossimo appuntamento è per il Nordic Ski Festival, che si svolgerà fra due settimane in Val di Fiemme, dove oltre allo sci di fondo ci sarà il biathlon, salto e combinata nordica. Per quanto riguarda la Coppa Italia Senior a Gromo, un Giorgio Di Centa incontenibile fa sua la prova di inseguimento, ultima tappa della prima edizione del Bergamo Ski Tour. Giorgio Di Centa, classe 1972, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, ha dichiarato che venire nel Bergamasco è sempre un grande piacere. Questa provincia ha dato tanto allo sci di fondo ed è sempre bello gareggiare in questi percorsi dove lo sci di fondo ha una grande tradizione. Il carabiniere di Paluzza ha prima raggiunto Sergio Rigoni, Fiamme Oro, e poi ha attaccato in salita sapendo che allo sprint forse avrebbe potuto perdere il confronto con il poliziotto di Asiago. Al traguardo Giorgio Di Centa ha vinto, secondo posto Sergio Rigoni, terzo Fabio Pasini dell'esercito, che ha bruciato nel finale Mirko Bertolina dei Carabinieri. Tra le senior femmine la vittoria è andata a Lucia Scardoni, Fiamme Gialle, che prima è stata raggiunta da una vivace Sara Pellegrini per poi distanziarla sul rettilineo finale. Scardoni chiude al primo posto, seconda Sara Pellegrini, terza Deborah Roncare.
dopo questa intensa giornata di Gromo sentiamo anche la voce di alcuni dei protagonisti. Come sono stati questi tre giorni di sport bellissimo in terra bergamasca? Non mi aspettavo questi risultati, però mi sentivo bene già nelle gare in valle, quindi sono felice, sono riuscita a cercare di ottenere queste medaglie che volevo, però spero di essere... Oggi una gara un po' in solitaria, sei partita prima e hai mantenuto il distacco su una tua comunque compagna di squadra. Sì, partivo con 20 secondi, all'inizio ho cercato di mantenere, poi all'ultimo giro mi sono un po' rilassata, non rientrava, quindi sono felice. Voto, un voto finale di questi tre giorni? Beh, penso un bel 10 ci merita, si merita. Anna Comarella, leader di questi tre giorni, cosa ne pensi di questo tour? È stato un tour emozionante perché abbiamo fatto tre gare in tre posti diversi. Era la prima volta che capita in queste Coppa Italia, quindi è stato anche divertente fare tre gare appunto così emozionanti, anche perché erano diverse e poi c'era anche un punteggio da ottenere in tutte le gare per avere il distacco nella gara di oggi. Quindi bisogna impegnarsi al massimo, è stato bellissimo. Cosa dobbiamo aspettarci da te nei prossimi mondiali europei comunque? La prossima settimana partiremo per i mondiali, ci saranno 4 gare e saranno molto impegnative perché la concorrenza è alta. Io cercherò di dare il meglio di me come tutte le mie compagne di squadra e speriamo di ottenere buoni risultati. Martina, la nostra campionessa di Clusone, di casa, che voto dai a questa tre giorni? Allora, direi un... Allora, per l'organizzazione 10 più, perché veramente non è facile organizzare una tre giorni del genere. Piste perfette, tutto perfetto. Per quanto riguarda i miei risultati, direi un 7, dai. Oggi mi sono riscattata, ho fatto un bel tempo, sono contenta. Giorni scorsi è mancata un po' di forma, però dai, tutto sommato, in casa è sempre bello gareggiare, sono contenta. De Fabbro, come a tutti gli altri, chiedo un giudizio di questi tre giorni. È stato un tre giorni molto impegnativo, ma è molto bene anche le gare, sono stato molto contento dei miei passamenti, ce l'ho messa tutta e veramente anche un complimento agli organizzatori che è stato un bel tour, tre bei posti. Cosa dobbiamo aspettarci da te? Sappiamo che sei anche figlio d'arte, quindi alla fine sarai lì appunto con i big. Sì, penso che tutti si aspettano tanto su di me, e io non mi monto la testa dei miei piazzamenti, ce la metto tutta come ogni anno, mi preparo bene e speriamo di andare avanti così e fare il massimo. Simone Daprà vincitore oggi, un voto di questi tre giorni. Beh, diciamo un 8,5. Sono contento, ieri puntavo a fare un po' meglio, però sono contento perché sono riuscito a fare due secondi posti e chiudere oggi primo e vincere di conseguenza il Bergamo Ski Tour. Un voto invece a quello che sono le piste, l'organizzazione? 9, sono molto contento, ben organizzati, soprattutto anche a Clusone, non me l'aspettavo. Molto ben organizzati, complimenti a tutti. Una tre giorni davvero ricca questa di Bergamo Ski Tour che rimarrà nella storia dello sport a sci stretti della Bergamasca, ma si è anche sciato per il circuito provinciale di sci alpino. Fra poco ritorniamo con immagini che arriveranno da Temù.